Sono Joe Bindlos e sono l'autore della guida su Mumbai. Mumbai si trova nella provincia di Maharashtra, sulla costa occidentale dell'India, quasi a metà. Ha un numero impressionante di abitanti e altrettanta energia. Dicono che nel 2012 raggiungerà i 20 milioni e sarà la città più popolosa al mondo. I templi di Elephant Island sono il monumento più famoso. L'intera isola è stata scavata per costruirli e ci riportano alle storie di Sinbad il marinaio. Mutton Street è il principale mercato dell'antico. È un'incredibile accozzaglia di oggetti da buttare, a cui si mescola ogni tanto qualche pezzo di valore. Juhu Beach è la Mumbai elegante. Qui la gente non indossa bikini, ma va in acqua spesso completamente vestita. Il cibo è decisamente fantastico. Penso che Mumbai goda di un po' più di benessere del resto del paese e possa permettersi di andare fuori a mangiare e ad assaggiare le specialità nei chioschi. Mumbai è famosa per la Belpuri, un'insalata fatta con noodles fritti, mango, chutneys, dolce e aspra insieme. Una delizia, ti commuove dentro. La vita notturna è vivace. Ha nightclub che potrebbero essere a New York, Amsterdam, Londra. Insolito per l'India, ci sono DJ di fama internazionale e un buon numero di DJ locali emergenti. E se sarete fortunati, potrete incontrare un paio di stelle di Bollywood. Se potete, andate alla prima di un film di Bollywood. Per settimane in strada si sente parlare dell'avvenimento, si fanno supposizioni su come sarà il film, soprattutto se ci sono delle star. Se il film è brutto, ne sentirete parlare, perché in ogni caffè si spettegolerà sulle canzoni orribili, sui balletti orribili. Se il film avrà successo, continuerà ad essere proiettato ancora e ancora. Quando venni qui da ragazzo, fui così fortunato da fare la comparsa in un film di gangster. Ci armarono di petardi, sangue finto, e un filo che correva sotto i pantaloni fino a una batteria per auto. Quando il petardo esplodeva, era come ricevere una pallottola. Ti sentivi colpito in pieno petto e per un attimo pensavi, oddio, qualcosa è andato storto.